Io ho studiato per 30 anni il palatino e quindi mi è venuto in mente che potevo mettere in scena Tacito, in modo da unire la storia con l'archeologia. Ma per fare questo ci voleva un punto di vista, un personaggio che focalizzasse tutti gli eventi nella sua psicologia. E ho trovato Agrippina. Agrippina era pronipote di Augusto, era sorella di Caligola, moglie di suo zio Claudio ed era madre di Nerone. È una donna che si è trovata al centro del potere e che ha svolto anche funzioni di potere molto importanti, diventando così in un certo senso una donna moderna. Noi abbiamo una situazione unica nel mondo antico. Ci manca una autobiografia che abbia un unico occhio. Quindi ho seguito questa psicologia di donne molto volitive che sanno dove vogliono andare e sanno cosa vogliono raggiungere. E tutto questo viene inserito in una serie di tavole, il libro è pieno di tavole, fanno capire a tutti dove si svolgevano questi avvenimenti, danno un senso di tangibilità, di raggiungibilità a un racconto che se no rimane un pochino nelle nuvole. E io ho cercato sempre di consentire al lettore, tramite le note e tramite i disegni, di capire dov'era, cos'era, dove si trovava e com'erano questi luoghi. Perché gli storici sono dei cultori del tempo. L'archeologo non può prescindere dal tempo, ma ama le tre dimensioni, gli spazi.